Oggetto numero 32, risponde sempre l'assessore Melasecche, interroga il consigliere Bianconi. Prego, consigliere Bianconi. Grazie Presidente. L'interrogazione che presento oggi riguarda la chiusura della galleria, presunta chiusura della galleria di Forca di Cerro, che di fatto rappresenta il collegamento tra l'Alta Valnerina e tutta la provincia di Perugia, quindi partiamo da Spoleto a salire verso Foligno fino ad arrivare al nostro capoluogo di regione. Chiarisco che sono d'accordo, e non potrei essere altrimenti, con tutti quei lavori che servono a migliorare la sicurezza e a migliorare la viabilità all'interno del nostro territorio regionale. Ma il problema in questo caso specifico non riguarda soltanto la chiusura di una galleria. Il problema riguarda che deve essere analizzato riguarda una popolazione stremata da 5 anni di post-sisma, all'interno dei quali ha vissuto delle vere e proprie privazioni della libertà di movimento, perché ricordo che la galleria che collega questi territori all'Adriatico è da anni chiusa, che c'è una sorta di coprifuoco che fa sì che dalle 9 di sera alle 7 di mattina bisogna essere rientrati a casa se per caso si lavora o ci si muove verso la costa adriatica. Questo impatto, l'impatto su un territorio, su queste comunità che da anni, tra virgolette, sono sottoposte, come dicevo, a questi problemi che nessuno ha voluto, ma che il sisma ha creato, riguardano, come dicevo, la viabilità, ma c'è anche il tema di un costante impoverimento di un'offerta sanitaria che dal 2016 ad oggi ha visto diminuire costantemente i servizi dati a questa popolazione e che ha reso necessario sempre di più lo spostarsi. Quindi un intervento che va a colpire la viabilità di fatto penalizza ulteriormente, esponendo a ulteriori rischi, delle popolazioni che già stanno stringendo i denti anche sul punto di vista dei servizi base. A questo aggiungo il tema economico, perché se è vero come è vero che il turismo è andato bene in questa regione, è andato bene anche in Valnerina, voglio aggiungere, tutto deve essere guardato poi con un occhio più obiettivo, perché queste comunità hanno perso l'80% della propria economia turistica. Quindi andare bene sì, ma andare bene in maniera ponderata rispetto alla situazione. Quindi parliamo di economie che soffrono. Chiusure, di riduzioni della viabilità hanno un impatto sull'economia di questi luoghi e ricordo che l'economia turistica è l'economia che ha la più grande e la più alta ricaduta sociale rispetto a qualsiasi altra dinamica economica. Ecco, da qui parte questa interrogazione, perché per quanto riguarda i lavori su questa galleria, ecco, il tema dei lavori su questa galleria ancora ad oggi non è chiaro esattamente il giorno in cui partiranno. Io ieri sera ho telefonato ai carabinieri per capire se stamattina la galleria fosse aperta o chiusa e anche loro non lo sapevano. Ieri ero in fila in banca e 50 persone hanno chiesto a me il giorno della chiusura della galleria, nessuno lo sa. A una chiusura di 2 settimane presunta poi si è aggiunta una previsione di una chiusura, per fortuna da quello che ho letto, ma non è chiaro, di un anno in notturna della stessa galleria per adeguamento di tutti gli standard europei che fra un poco arriveranno. Queste informazioni, sono lavori che si devono fare, ripeto assessore, che condivido, devono trovare un atterraggio, un incontro, un confronto che deve incrociare anche le comunità locali, anche i settori economici, anche i rappresentanti del sociale, perché, ripeto, hanno un impatto devastante, devastante sull'economia, sulla resistenza di popolazioni che da 5 anni soffrono e anche sulla salute. Il tema sanità è centrale. Pochi giorni fa c'è stata una protesta sulla sanità in Valnerina per l'impoverimento e le difficoltà che tutti noi abbiamo da affrontare.
ma il tema dell'impatto che la riduzione della viabilità può avere anche sulla sicurezza di queste popolazioni è un tema che deve essere affrontato. I problemi quindi devono essere affrontati a 360 gradi, un intervento di chiusura deve prevedere un intervento di potenziamento poi del servizio sanitario di prima emergenza sanitaria, parlando proprio delle basi, e a quelle si possono aggiungere molti altri elementi, come quando fare certi lavori magari che creano meno impatto e meno disastro su un'economia che, ripeto, già soffre. Quindi mi piacerebbe in chiusura, assessore, capire da lei e magari anche dall'assessore Coletto se sono stati previsti degli interventi per, per potenziare la sanità in questo territorio e per magari coordinare anche i prossimi interventi, perché stamattina la galleria di Triponzo è lunga 1,2 km e sono certo che anche quella farà parte di futuri interventi. Quindi questo per noi è fondamentale capirlo per pianificare la vita e la sopravvivenza. Prego, assessore Melasecche. Gentile consigliere, lei ben sa che ogni qualvolta che lei ha presentato, sollecitato, diciamo di affrontare con una certa sensibilità i problemi della Valnerina, Norcia, Cascia, di tutti i comuni, sono stato sempre in prima persona disponibile e aggiungo, non ho il minimo problema nel venire per l'ennesima volta sul territorio a parlare con i sindaci, con le popolazioni, con le associazioni. Io ricordo che l'abbiamo fatto per gestire la fiorita di Castelluccio, l'abbiamo fatto per gestire al meglio i lavori sulla statale, l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo come assessorato per la riqualificazione dell'ospedale di Norcia e della ricostruzione totale di quello di Cascia. Nel caso specifico, ANAS ha previsto due importantissimi lavori di manutenzione programmata, non più rinviabili, nella galleria Forca di Cerro, lungo la strada statale 685 della Tre Valli Umbra. Io le ricordo a margine che i risultati che stiamo conseguendo sulla Tre Valli sono risultati storici, perché abbiamo ottenuto 82,5 milioni per il primo tratto Baiano-Firenzuola e sto quasi certamente ottenendo il finanziamento per la revisione progettuale dell'ultimo tratto, che consentirà quasi certamente il finanziamento e quindi l'arrivo diretto sulla E45 Acqua Sparta, cosa che consentirà, tocchiamo ferro, in qualsiasi situazione di futura difficoltà, di poter accedere in velocità, sicurezza direttamente da Spoleto verso la Valnerina. Questi sono aspetti fondamentali che tengo a sottolineare. Il primo intervento riguarda il risanamento profondo delle pavimentazioni su un tratto più ampio che comprende anche il tunnel, per un investimento importante di 5,5 milioni. Le lavorazioni inizialmente previste per giugno, c'era stato chiesto di evitare la stagione turistica, è stato rimandato ai primi di settembre, poi a metà settembre. Oggi ho ottenuto, glielo confermo, il rinvio di altre 2 settimane al 27 settembre anziché il 15 settembre. È chiaro, lei comprende che dopo il terzo rinvio ci sono problemi contrattuali. Sono soprattutto problemi importanti perché i lavori fatti all'aperto, lei comprende, conosce lei bene le aree e i problemi di temperatura, qui da un momento all'altro potrebbe abbassarsi ulteriormente la temperatura, iniziare la stagione delle piogge e allungare in maniera indefinita la durata di quei cantieri. Quindi attualmente la situazione prevede la conclusione con doppio turno di lavoro in 2 settimane, speriamo anche qualche giorno in meno, mi è stato detto da parte dell'ANAS. Quindi abbiamo rimandato al periodo turistico più morbido in qualche modo. Certo, io glielo confesso, mi stanno arrivando ulteriori telefonate, chi ha un matrimonio, chi c'ha un battesimo, cioè obiettivamente
siamo seri, dobbiamo i lavori farli, abbiamo rimandato, teniamo conto degli interessi generali della popolazione che lei sollecita giustamente, oltre quello credo che non sia, perché va a detrimento proprio della durata dei lavori. L'intervento successivo riguarda invece l'adeguamento degli impianti tecnologici, perché è una galleria vecchia, vecchia tecnologicamente, come illuminazione, come impianto SOS, eccetera. Quindi standard di sicurezza di ultima generazione per i tunnel della rete transeuropea, investimento di 6 milioni. Qui nel complesso parliamo di una modernizzazione complessiva, 11 milioni di investimento. In questo caso per gli impianti ANAS ha previsto lavorazioni esclusivamente notturne, ad eccezione delle notti di sabato e domenica, salvo eventuali casi eccezionali, e consentendo quindi il transito dei mezzi durante l'orario diurno. L'avvio di queste seconde lavorazioni è previsto a partire dal prossimo mese di ottobre e la durata è stimata circa un anno, lavorando solo di notte e consentendo quindi, oltretutto in alcune notti, proprio per consentire il flusso dei veicoli. I lavori di manutenzione programmata della forca di Cerro rientrano nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020, approvato dal CIPE nella riunione del 24 luglio 2019 e è divenuto pienamente efficace a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti. Io credo che non era possibile prima farlo in lockdown, quel tipo di lavorazione. Oggi è possibile, credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo, sapendo che questi lavori saranno lavori duraturi e che consentiranno per lustri di non dover più intervenire su quel tratto, a fronte, come dicevo, invece di un miglioramento storico, perché andremo finalmente, entro pochi mesi, ad aprire il primo cantiere importantissimo della Tre Valli e andremo alla progettazione dell'ultimo tratto. Credo che... Per favore, assessore, tempo. Grazie, 30 anni che si parlava di questi miglioramenti. Grazie. Prego. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ringrazio l'assessore per la risposta e per la visione, per l'impegno sulla pianificazione del futuro della Tre Valli, che è sicuramente un collegamento fondamentale. Le chiedo di coordinarsi, se è possibile, con l'assessore Coletto, perché il tema sanitario della Valnerina è un tema immenso, e le chiedo magari di fare un incontro con la comunità, con le comunità dell'Alta Valnerina, per fare dei ragionamenti sulla prossima chiusura, quella che partirà da ottobre per un anno, magari riuscendo a prevedere un blocco dei lavori per il periodo estivo del 2022 di 3 mesi, giugno-settembre, perché lì sarà un altro periodo bollente, però di aprirci a un confronto per capire e pianificare insieme il futuro. Tema sanitario, ribadisco, è il tema più importante che abbiamo da risolvere su questi interventi. Grazie. Oggetto numero 33, risponde la Presidente Tesei, interroga la Vicepresidente Fioroni. Prego, Vicepresidente. Grazie Presidente. La storia di Monteluce è tristemente nota, anzi dovrei usare il condizionale, dovrebbe essere tristemente nota, perché anche ultimamente abbiamo letto ricostruzioni piuttosto fantasiose degli atti e dei fatti che si sono succeduti nel tempo. Però usiamo il tempo certo dell'indicativo. Diciamo che è tristemente nota sin da quando, nel lontano 12 dicembre 2006, la Regione Umbria, attraverso un'operazione di finanza creativa con l'obiettivo di speculare sotto la regia di una banca d'affari giapponese, ha portato al Fondo Umbria Comparto Monteluce l'intero complesso ospedaliero di Monteluce per un valore iniziale complessivo di oltre 43 milioni di euro, ottenendo in concambio 173 quote del fondo che dal 30 giugno 2019, come ho già potuto dire più volte in quest'aula, non valgono più nulla. Il disastro strategico economico di Monteluce si era quindi pienamente configurato ben prima che questa amministrazione venisse eletta.
un altro macigno dell'eredità che ci ha lasciato la precedente giunta regionale. Trovare una soluzione per Monteluce è stata da subito una priorità per questa maggioranza. Era infatti, lo ricordo a tutti noi, il 16 giugno del 2020 quando quest'Aula ha approvato a larga maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 soli voti contrari di esponenti del Partito Democratico la mozione depositata dalla Lega, di cui ero prima firmataria, che impegnava la Giunta ad agire affinché da un lato fosse evitata la liquidazione coattiva e dunque, in altre parole, il fallimento del Fondo Umbria Comparto Monteluce attraverso la proroga della data di scadenza del fondo, garantendo il soddisfacimento dei crediti delle aziende umbre che dovevano essere pagati da ben 3 anni dal fondo che era ormai insolvente, e che dall'altro venisse assicurata la riqualificazione dell'intero complesso di Monteluce attraverso una interlocuzione proattiva con l'Università e col Comune di Perugia. Non da ultimo, fare chiarezza su eventuali fattispecie rilevanti sotto ogni profilo che potessero aver configurato un danno nei confronti dell'ente regione e del suo patrimonio. Oggi, a distanza di poco più di un anno da quell'atto di indirizzo, esprimiamo soddisfazione. Perché? Perché il fondo è stato prorogato per garantire i tempi necessari per il salvataggio di una situazione così complessa e compromessa, perché la Corte dei Conti sta vigilando sull'evoluzione del fondo Monteluce in considerazione di condotte che potrebbero evidenziare la sussistenza di danno erariale e perché dopo anni di immobilismo finalmente questa amministrazione regionale ha tempestivamente dialogato con i soggetti istituzionali, facilitando la predisposizione del piano di salvataggio, che come appreso dagli organi di stampa sarà presentato nei prossimi giorni da parte di Amco Prelios, che avrebbero sostituito BNP Paribas nella gestione operativa del Fondo Monteluce per facilitare il processo di turnaround attraverso un accordo con i debitori esistenti ed una gestione proattiva degli immobili realizzati e quelli da completare o realizzare ex novo. La notizia di un piano di salvataggio, Presidente Tesei, per noi è motivo di orgoglio, ma occorre comprendere bene perimetro e contenuti per delineare le strategie e gli assetti futuri. È necessario assicurare il completamento dell'intero complesso in un'ottica anche di garanzia dei servizi e della sicurezza per gli abitanti del quartiere di Monteluce e dell'intera città di Perugia, come è necessario garantire la tutela dei livelli occupazionali delle aziende umbre fornitrici del Fondo Monteluce, per troppo tempo lasciate sole. Occorre dunque che tutti facciano diligentemente la propria parte, come ha fatto la Regione Umbria, come sta facendo la Regione Umbria, per salvare il Monteluce. Ciascuno è chiamato a concorrere effettivamente al perfezionamento del piano di salvataggio. Tutto ciò non deve valere solo per la Regione, che sta mantenendo la sua linea che ha sempre portato avanti di interesse e attenzione proattiva nei confronti di tutti gli altri soggetti, ma anche, vale anche per i fondi di investimento, il sistema bancario, il Comune di Perugia e l'Università, perché senza il lavoro di squadra non si potrà realizzare il salvataggio del Fondo Umbria Comparto Monteluce, che dopo 15 anni rischia di saltare, lasciando un cratere urbanistico nel capoluogo della regione ed una procedura concorsuale che rischierebbe di cristallizzare lo status quo. Per questi motivi interroghiamo questa giunta per sapere i contenuti strategici e operativi del piano di salvataggio del Fondo Monteluce, le prospettive e i programmi per la riqualificazione urbanistica dell'area di Perugia e per conoscere i termini del piano di salvataggio in relazione al soddisfacimento dei crediti delle aziende umbre fornitrici e subfornitrici del fondo. Grazie. Presidente Tesei. Sì, grazie. Come correttamente detto dalla consigliera interrogante, la questione del nodo Monteluce è stata affrontata da questa amministrazione fin dall'inizio veramente del mandato, perché fonte di grandissime preoccupazioni. Monteluce sicuramente costituisce un vulnus enorme nel panorama regionale, in particolare per quanto attiene la città di Perugia, ma accanto a questo ci siamo dovuti e ci stiamo occupando della voragine delle comunità montane, dei debiti di Umbria Mobilità, dello sbilancio del trasporto pubblico locale, dei debiti con Bus Italia,
dei contenziosi per le somme non erogate alle province per le strade, cioè effettivamente tanti temi, tutti estremamente impegnativi, che con grandissimo senso di responsabilità stiamo cercando di portare avanti e di affrontare e di risolvere. Certo, se si fosse avuto riguardo ad una sana e prudente gestione su Monteluce, non lasciando spazi ad un percorso come quello che è stato intrapreso, che evidenzia una vera e propria speculazione finanziaria, probabilmente oggi non ci troveremmo a dover risolvere un problema che in alcuni momenti è sembrato veramente irrisolvibile. Fin da gennaio abbiamo effettuato una due diligence interna su Monteluce e compreso che quella semplicemente era un'operazione finanziaria appunto pericolosa, e oggi è sotto gli occhi di tutti, è di una evidenza veramente lapalissiana. Su chi dovrà far luce non mi naturalmente dilungo. A me invece restavano in quel momento solo due strade: o lasciare andare tutto nel più clamoroso fallimento che la storia di Perugia e della nostra regione ricordi, addossando naturalmente responsabilità a chi aveva governato quella fase, oppure farmi carico di un tentativo difficilissimo di soluzione di questo problema che avrebbe inferto una ferita mortale al nostro capoluogo. La strada scelta è stata la seconda, con quel grande senso di responsabilità di cui ho parlato prima. Fin da gennaio 2020 sono partite le interlocuzioni con il Fondo Monteluce tra Milano e Roma, con possibili anche interlocuzioni con fondi di investimento, cordate e banche, oltre che naturalmente con le istituzioni locali. Il Covid naturalmente ha complicato tutto da questo punto di vista, e per portare avanti questo tentativo che poteva in qualche modo offrire anche delle soluzioni. Alla fine siamo riusciti in qualche modo a portare avanti un miracolo, perché Monteluce è stata inserita tra le proprietà di AMCO e Prelios, il veicolo italiano più importante in cui le banche italiane conferiscono gli asset immobiliari deteriorati, come appunto gli asset immobiliari di Monteluce, che come ricordava la consigliera Fioroni oggi, per quanto riguarda la competenza di questa regione, valgono zero, ma su cui si può ancora fare un tentativo di salvataggio e rilancio. Un comparto sicuramente abbastanza compromesso, ma naturalmente questa è una strada che può portare veramente a delle possibilità di salvataggio e di recupero. Nasce in questo modo, dopo moltissime altre interlocuzioni, il piano di salvataggio ANCO Prelios di Monteluce, un piano che è stato presentato naturalmente a me, al sindaco Romizzi, al magnifico rettore in luglio, ma su cui per ovvi motivi anche di riservatezza in questa fase non posso dire molto, perché naturalmente la gestione, come potete capire, è seguita ma è autonoma. Posso dire che comunque è un piano che ricalca lo schema logico, economico e finanziario che la nostra squadra suggerì fin dall'epoca della due diligence iniziale, che apporta comunque 7 milioni di nuova finanza nel compendio, che soddisfa con ulteriore finanza in modo, a mio avviso, adeguato i fornitori locali, e che è l'unico tentativo però possibile. Quando parlo dei fornitori locali, che comprendo perfettamente ditte locali che hanno lavorato e che da anni non sono state pagate, ma come purtroppo accade quando ci sono procedure di questo genere, devono essere sicuramente messi nelle condizioni di poter ricevere un piano sostenibile, ma bisogna tutti credere in un piano di salvataggio che non può essere sicuramente il 100% delle proprie pretese. La Regione guarda con interesse a questo piano e anche a possibili porzioni di interesse pubblico nel compendio, a condizione però che il piano sia approvato, che il fondo venga ricapitalizzato e che vengano rispettate tutte, e dico tutte, le condizioni di legge previste in questi casi. Il piano dovrà essere approvato dai fornitori e dalle banche
Il periodo ipotizzato è settembre, quindi speriamo che questo avvenga entro fine mese. Unitamente ad altre azioni, poi sarà portato per l'approvazione in assemblea dei soci del fondo. La Regione ha fatto tutto quanto era possibile per tentare di risolvere questo dossier ed evitare un ulteriore danno per la finanza pubblica, e con questa serenità attende gli esiti naturalmente dell'unica soluzione possibile. Naturalmente ho parlato prima dei nostri imprenditori coraggiosi e sofferenti, che io comprendo perfettamente, che sono fornitori del fondo. Noi su questo ci siamo spesi perché vengano riconsiderati al massimo e sia veramente attenzionata la loro posizione. Però anche un po', insomma, per quanto riguarda le conoscenze di queste procedure, ecco, io spero che comprendano e che siano queste proposte sicuramente soddisfattive, anche se è impensabile che possano essere proposte quelle fatte dal fondo che coprano il 100% dell'ammontare loro dovuto. Però in questo caso, come in tutti i salvataggi, questo sta nelle cose. Grazie. Vicepresidente. Sì, grazie Presidente. Vede Presidente De Sei, come lei, come la sua giunta, come tutta la maggioranza, anche i cittadini sono sicuramente stanchi di sentire, ascoltare, leggere ricostruzioni fantasiose di dossier così complessi come quello di Monteluce. Monteluce è una realtà nel cuore di del capoluogo di regione che è veramente una di quelle situazioni ereditate che non pensavamo potesse evolversi neanche in maniera così veloce, perché i tempi comunque non sono stati lunghissimi, considerato l'insediamento, considerato il Covid, eccetera, che potesse quindi avere un'evoluzione verso un piano di salvataggio e quindi una proposta reale. E il fondo quindi non andasse in liquidazione nei tempi prima previsti. Quindi per noi sicuramente questo è un ulteriore tassello che questa amministrazione ha messo alla considerazione di una realtà territoriale, ma soprattutto dei cittadini umbri che attendono da tempo una risoluzione per questa situazione. Io la prego, Presidente, così come ha fatto finora, anche nella risposta che ha dato poc'anzi, di tenere in considerazione sempre quelle che sono le difficoltà dei fornitori del fondo, che comprendiamo chiaramente in una situazione con determinate complessità, in una certa procedura, chiaramente sono in una posizione piuttosto difficile. Però le chiediamo comunque sempre di vigilare affinché ci sia sempre un interesse, un grande interesse nei confronti di coloro che non sono stati mai, non hanno avuto mai il soddisfacimento di ciò che hanno messo in campo anche per la realizzazione di Monteluce. Quindi per noi speriamo, insomma, a breve di conoscere anche i contenuti del piano di salvataggio. Per noi comunque sicuramente è una grande soddisfazione sapere che c'è stato, c'è e ci sarà un impegno non solo nel mettere seduti tutti gli interlocutori da parte della Regione, ma anche di rispettare quella che è un'azione proattiva, un'azione da protagonista nella Regione e anche nella riqualificazione e nel rilancio di Monteluce. Grazie.